Nel nostro appuntamento, nel nostro salotto dedicato ai libri, dedicato agli scrittori e, come vi abbiamo detto, dedicato agli scrittori senesi e non, che però raccontano di Siena. Questa sera con noi Simona Merlo. Buonasera a tutti. E Elena Casi. Buonasera a tutti. Allora, una non senese e una senese che hanno scritto un libro che si chiama Attraverso Siena. Ecco, io inizierei da Simona. A me incuriosisce molto il fatto che tu, che non sei di origine senese, hai scritto una vera e propria guida, o comunque hai fatto questa passeggiata attraverso Siena e hai voluto raccontarla. Ecco, partiamo da qui. E che cos'è Attraverso Siena? Attraverso Siena è una passeggiata, innanzitutto, non è una guida in senso stretto. Io ho voluto seguire un po' i suggerimenti dell'editore, che è Luca Betti, con cui abbiamo parlato. Abbiamo deciso di far raccontare, a me appunto siciliana e quindi non di Siena, le strade, le sensazioni, le emozioni che suscitavano proprio a me questa città, la vostra splendida città. E quindi l'abbiamo analizzata in una maniera un po' diversa, ecco. Ho dato dei riferimenti e degli spunti culturali che possono essere approfonditi da chi ne ha voglia, sia senese che turista, insomma da chiunque abbia un minimo di curiosità. E per il resto l'ho affrontata veramente come una passeggiata piacevole, sia d'inverno, d'estate, insomma sono venute diverse volte in diversi momenti della mia vita, e quindi ho apprezzato molto quello che ho trovato, per l'appunto forse perché non ci vivo. Ecco, prima di entrare un po' nel dettaglio appunto di questo libro, faccio una domanda a Elena, che da senese ovviamente ha visto nascere questa creatura appunto di Simona. Ecco, da senese come si riesce a percepire, a capire questo racconto di una non senese? Cioè, ci dà degli spunti anche a noi senesi, che magari sono cose che non si immaginavano. Dà degli spunti molto interessanti. Io ho sempre detto che chi vuole conoscere Siena deve venire proprio a viverla, sia i pregi che i difetti che può avere Siena. Quindi mi piaceva molto, con la collaborazione che già avevamo con Simona, quando veniva a Siena e camminava per le vie, vedevo proprio che era molto interessata a ciò che vedeva, alle cose, prendeva un sacco di appunti nei taccuini. E l'idea, non solo scarpe da ginnastica, perché come diciamo sempre Siena non è città da sacco, certo. 12, e quindi ecco, ci piaceva l'idea anche con Luca Betti che tutti questi appunti che lei aveva preso su questi taccuini diventassero poi un qualcosa che rimanessero chiusi nel cassetto di Simona, ma che fossero un po' per tutti, e sicuramente questa guida è anche per i senesi, ma non perché ai senesi c'è qualcosa da insegnare, perché è anche bello vedere come le persone da fuori, che comunque apprezzano la nostra città, ci vedono nei giorni di palio, ma anche nei 360 giorni all'anno, come viviamo la contrada, come viviamo le nostre abitudini. Ecco, da siciliana che arriva a Siena, a parte attraverso Siena, a parte quello che hai scritto qua, la tua impressione realmente di questa città un po' pazza? Allora, frizzante, ecco, la prima cosa che mi viene in mente come parola è frizzante ed energica. Poi ovviamente l'ho vissuta in maniera molto positiva, perché chiaramente con Elena lei mi ha introdotto, mi ha presentato molti suoi amici, conoscenti, e questa è stata un'accoglienza calorosa, come ho detto in più occasioni, proprio perché sicuramente una persona che è di Siena, che vive a Siena e che sente la città sua, ne parla bene e la fa vivere bene, e quindi io posso soltanto dire che mi ha coinvolto, ecco, come città. E questo è merito anche e soprattutto di Elena e delle altre persone ovviamente con cui sono venuta a contatto e con cui ho lavorato, non ultimo anche Luca naturalmente. Certo, è una guida interattiva, Elena, perché? Una guida interattiva perché all'interno si trovano i codici, i QR code, per dare l'opportunità di tutti le varie cose di cui parla Simona, dare l'opportunità alle persone con uno smartphone, quando hanno appunto la connessione internet, di andare sul codice QR e vedere delle gallerie fotografiche molto ampie, che poi si aggiorneranno nel corso degli anni per rendere la guida sempre più aggiornata, appunto vedere le gallerie di quello di cui sta appunto parlando Simona nel suo libro. E poi perché è attivo l'hashtag Attraverso Siena, quindi chiunque da Siena può inviare le foto della città, dei momenti incontrati, oppure anche i turisti che arrivano a Siena, quello che stanno facendo, o persone che sono al mare e si stanno divertendo e stanno leggendo il suo libro,
con l'hashtag Attraverso Siena poi si rivedranno le foto sui social molto attivi di Simona Merlo. E poi è interattiva anche per un altro motivo, perché Simona ha intervistato tantissime persone, senesi e non senesi, che le hanno raccontato Siena. Quindi senesi molto attivi nella nostra città, che le hanno raccontato appunto quella che è per loro Siena, senesi che purtroppo per lavoro vivono all'estero e le hanno raccontato la difficoltà del vivere il palio magari fuori da Siena, e persone magari che non sono nate a Siena e che sono arrivate qua post università o per l'università, sono state travolte, si sono innamorate da questa città e sono diventate ormai cittadine senesi a tutti gli effetti. Ecco, attraverso questa guida interattiva possiamo, se non sbaglio, anche chi legge ripercorre il percorso che ha fatto Simona, giusto? Sì, sì, quindi questo è anche una cosa molto, molto bella, perché ci si può un po' immedesimare in quello che sì, ho voluto trascrivere insomma la mia passeggiata in maniera divertente, naturalmente. Questa, nello specifico, sfruttando il QR code, abbiamo creato proprio una mappa interattiva che ti permette di capire intanto dove sei, e poi a seconda, ovviamente scegliendo un possibile percorso che io suggerisco, perché non obbligo ovviamente nessuno a prendere una strada rispetto a un'altra, e dico semplicemente: ho fatto questa strada, se vi va insomma fatela con me, o raccontate pure voi insomma cosa è questa. La possibilità di sfruttare questa interazione è data proprio dalla possibilità della mappa stessa creata per l'appunto ad hoc, che ti permette di capire anche i minuti di percorrenza e chilometri da un punto all'altro in maniera molto semplice, così chiunque, anche chi non ha mai visto Siena e viene per la prima volta, di sicuro non si perde e comunque capisce un po' i punti fondamentali della città. D'ora in poi, quando ci fermano a chiedere le indicazioni, non daremo più le indicazioni, diremo c'è Attraverso Siena. Esatto. C'è la mappa online posso permettermi di ringraziare, certo, la sorella di Simona Merlo, bravissima. Io volevo arrivare proprio lì. A questo punto sì, perché volevo fare una battuta su questa copertina, che è molto bella, con dei barberi, e se non sbaglio Elena stavi appunto dicendo ringraziare la sorella di Simona perché ha realizzato la copertina del libro. È un'artista grafica molto in gamma, che lei è siciliana, che aspettiamo presto a Siena, perché a questo punto anche e lei la deve vivere. Però io voglio andare un po' nel particolare. Dai. Perché la sorella di Simona ha avuto qualche piccola difficoltà, perché ovviamente riagganciandosi al discorso della stranezza e particolarità di noi senesi, Simona aveva insomma la distanza di un barbero rispetto all'altro. Sì, vabbè, questa l'ha gestita ovviamente Elena, l'ha chiamata più volte spiegandole con ma lei è molto disponibile e tranquilla, non si spiegava ma perché non lo posso mettere qui o lì. Allora c'è stato un riassunto, perché dico sempre, come ho fatto io e come farò ancora, perché ovviamente del palio posso soltanto ascoltare, imparare, non so quasi nulla, e provo a studiare. Quindi immaginatevi una persona che non ha mai visto il palio, che non lo conosce, e si dice questo colore sì, questo no, questo vi... E lei, incredula, ma come mai, cosa faccio se... Allora gliel'ha spiegato Elena con tanta pazienza, ha detto no, sai, devi fare così, colì, ma lei è stata disponibile a crearlo come era giusto. E questo è un po' il nostro carattere, purtroppo. Ci mancherebbe. Insomma, ci sono dei senesi che già l'hanno visto, hanno detto però questo è più vicino al passare, ho detto vabbè, non è il drappellone, esatto, non voleva nulla da pretendere, un libro. Bene, io vi ringrazio per essere state qui con noi all'interno dell'angolo di Piazza del Mercato. Grazie a te, grazie a voi. Complimenti per questa vostra creazione. Grazie. Complimenti a Simona. Complimenti a Simona e a Elena. Grazie. A entrambe. Bene, si conclude qui questo nuovo appuntamento. Grazie a Simona Merlo e Elena Casi per averci presentato Attraverso Siena. Si conclude qui e ovviamente buon proseguimento di serata con i nostri programmi.